In modo particolare per quanto riguarda il Covid, io credo che siamo di fronte ad una sottovalutazione drammatica della situazione dell'Italia. Vedo una distrazione generale, vedo un rilassamento generale. Vorrei dire in maniera forte e chiara che l'ondata di ripresa dell'epidemia è già presente in Italia, forse non lo abbiamo capito, e che è già diventata necessaria una linea di nuovo rigore, di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili. Abbiamo intorno a noi paesi che già registrano migliaia di contagi. Sarebbe davvero irresponsabile non capire che siamo già nella seconda ondata di epidemia. E siccome la Campania è la Campania, come ci siamo ripetuti, e siccome avendo aperto tutto in Italia, le frontiere, la mobilità interregionale, l'economia, la Campania è una regione espostissima, perché siamo la regione con la più alta intensità abitativa d'Italia, credo che dalla Campania vediamo prima e con più chiarezza l'emergere di questa nuova ondata di epidemia. Quindi mi auguro che ad horas ci fermiamo, riflettiamo e prendiamo decisioni conseguenti, superando il clima di rilassamento purtroppo irresponsabilmente diffusosi nel nostro paese. Poi ovviamente da domani mattina siamo impegnati sul piano socio-economico. Lavoro ai giovani, la preoccupazione per decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, imprese in crisi. Mi augurerei che anche il governo nazionale facesse sul piano nazionale quello che abbiamo fatto sul piano regionale, un piano socio-economico di sostegno ai settori deboli della società italiana e un grande piano di sostegno alla imprenditoria del nostro paese. Sono i compiti che avremo di fronte nelle prossime ore.